Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. A qualcuno di voi è venuta la malsana idea di chiedermi qualche consiglio su qualche libricino da leggere. Quelli che voglio consigliarvi oggi sono una serie di libri che io ho letto e che reputo molto interessanti ai fini conoscitivi per imparare a mettere le mani in pasto e creare una narrazione. Esistono per me tre categorie di libri da leggere. La prima categoria sono i testi interessanti, la seconda categoria sono i testi conoscitivi e la terza categoria sono i testi tecnici. Ora li ho messi in un ordine proprio sbagliatissimo e voglio farvi un veloce excursus di queste tre categorie. Naturalmente tutti i libri che vi consiglierò sono qui sotto in descrizione. Per la categoria tecnica ci sono una serie di manuali che sono molto interessanti da leggere. Per chi si approccia al montaggio per la prima volta sarà necessario per forza leggere un manuale tecnico, almeno del software di montaggio. Io qui ne ho alcuni molto interessanti e intriganti. Per esempio, se vuoi studiare oltre al montaggio un po' di color, quello che ti consiglio è un libro su DaVinci. E questo libricino qui, molto interessante, è davvero riassuntivo sul software, ve lo spiega davvero in pochissimo tempo. Questi altri che vi mostro sono libri che derivano dalla mia carriera universitaria, dove ho affrontato un esame di audio multimediale, una cosa del genere. E questi due libri, che all'inizio io reputavo enormemente pallosi, nel tempo sono diventati dei toccasana, perché grazie a questi libri, a queste tipologie di libri, non tanto a questo quanto a questo, ho imparato tantissimo dell'audio, quindi tantissime nozioni teoriche sull'audio, cosa che è fondamentale se noi facciamo questo mestiere. Non siamo solo artisti, ma siamo anche tecnici, è importante conoscere come funziona l'audio. Reparto conoscitivo. I libri conoscitivi per me sono essenziali, perché sono quei libri che mi danno lo sguardo su tutto quello che non è inerente strettamente al mio mondo, ma mi circonda. Come funziona la stereoscopia? Questo è un concetto fondamentale da capire, perché siamo nel 2018, anzi ancora di più qualche anno fa era fondamentale capire per poter evolversi e studiare nuovi sistemi. Parla del cinema stereoscopico, di come funziona, quali sono le tecniche di base, come viene nel concetto realizzato un'immagine stereoscopica, come funziona la proporzione tra gli occhi, la distanza tra le camere. Insomma, è un testo molto interessante da leggere, special modo se siete tecnici, perché bisogna conoscere le tecniche. Quando si lavora in un film, o meglio nel mondo della produzione cinematografica, e quando si lavora anche a dei cortometraggi ad esempio, quindi si entra in questo mondo, una cosa che è fondamentale conoscere è come funziona il mondo del cinema, come funziona tutto quello che c'è intorno. E quindi ci sono una serie di libri che ci spiegano e ci proiettano in tutto quello che è il mondo della cinematografia. Qui per esempio ne ho alcuni, un paio di volumi. La prima è sulle professioni del cinema. Questo l'ho comprato tantissimo tempo fa, forse è stato uno dei primi libri insieme a uno che c'è qui che comprai quando cominciai ad amare il cinema, ed erano tutte le professioni del cinema. In pratica, in questo libro, che vi consiglio altamente di leggere per chi di voi non è ancora navigato e non conosce tutte le professionalità, vi spiega esattamente quali sono tutti i ruoli all'interno del cinema. E questo è molto interessante, tutti i ruoli e quello che fanno. E c'è anche una bellissima spiegazione su chi è il montatore e che cosa fa il montatore video. Come si produce un film? Questo è uno dei tre volumi, io comprai il terzo, non so il motivo per il quale lo comprai, ed è un enorme papocchio sul budget, sulla pianificazione della produzione di un film. Perché è fondamentale? Perché bisogna conoscere dove si naviga, bisogna fare riferimenti anche a tutto il mondo amministrativo, a conoscere come approcciarsi con un cliente, sapere quando un produttore di un cortometraggio, di un lungometraggio, di un documentario, di quello che sia, ha a che fare con voi. Dovete sapere lui da dove viene e quali sono i suoi problemi. Quindi un po' una scelta di marketing e di conoscenza del proprio mercato. Bisogna sapere da dove si viene, bisogna sapere in quale mondo si entra. E quindi come si produce un film, tutti gli aspetti produttivi, può essere molto interessante da questo punto di vista. Ora vengono due libri sul marketing, non strettamente collegati al mondo del video, ma che io ho reputato molto interessanti quando li ho letti. Il primo è Transmedia. Questo qua ve lo consiglio assolutamente, ed è praticamente un sunto dello storytelling transmediale, ossia quando un contenuto multimediale, che può essere tranquillamente un video, ha un viaggio attraverso le piattaforme. Oggi, dove nel mondo del cellulare, lo smartphone, il computer, il cinema, la televisione sono tutti collegati da un'unica enorme rete, si possono creare delle campagne marketing che viaggino attraverso tutti questi contenuti, cominciare ad esempio sullo smartphone e finire in
pensava al cinema. E questo libro ne parla, fa tantissimi esempi, anche non dei giorni d'oggi, ma di qualche anno fa, ed è davvero molto interessante perché tutto naturalmente viaggia intorno al cinema, viaggia intorno al video e quindi in special modo al montaggio video. Questo comprato 7-8 anni fa è ancora di un'attualità struggente, questo libro sul marketing che parla della creatività. Tutti i libri che io leggo che parlano naturalmente di marketing, questi qua non sono tutti i libri che ho, ce ne sono davvero tantissimi altri, sono sempre legati al concetto di marketing creativo. Perché marketing creativo e perché cosa ci azzecca col montaggio video? Noi, oltre che artisti e tecnici, dobbiamo essere anche molto creativi ed avere la mente molto ma molto aperta a qualsiasi tipo di ragionamento e a qualsiasi tipo di cosa andiamo a affrontare, perché dobbiamo risolvere i problemi. E quindi vuol dire che dobbiamo avere una mente altamente creativa, special modo quando ci sono circostanze complesse, dobbiamo mettere insieme tanti pezzi. Ricordo al liceo, quando io ho fatto liceo scientifico, ci insegnavano, il liceo scientifico naturalmente dovevo fare tantissima matematica, ci insegnavano il latino. Io chiesi al mio professore di latino perché studiavamo il latino al liceo scientifico e lui ci disse che studiare il latino non era fondamentale ai fini del diploma, era fondamentale per far aprire la mente e permettere il ragionamento, ed aveva ragione. E lo stesso concetto lo applico a questo genere di letture, che è quello per esempio del marketing creativo, che mi aprono tantissimo la mente e mi spronano a ragionare anche in circostanze completamente diverse da queste. Poi due mattoni che io amo. Allora, nel mio mestiere io non sono solo montatore video, ma mi sono sempre occupato anche di effetti visivi. E qui arrivano i miei due gioiellini. Allora, il primo è un manuale per il Visual Effect Producer. Non ve lo consiglio, perché se siete montatori video, volete fare montatori video, non ve lo consiglio, ma volevo inserirlo lo stesso all'interno di questo elenco di libri, perché queste sono le due letture che io più amo in questo mondo. E questo vi spiega come fare il produttore di effetti visivi, quindi come organizzare i budget. Una lettura totalmente in inglese, non c'è in italiano questo libro, affronta anche tutte le tecniche degli effetti visivi per poi spingere tutto sul budgeting, quindi una lettura davvero davvero interessante. Me lo metto in descrizione se a qualcuno interessa. The Visual Effect Producer, come direbbero gli inglesi. E poi arriva il manuale del VES. Il VES è la Visual Effects Society americana, è un manuale enorme, lo vedete come è bello spesso. Questa è la più grande società di effetti visivi, non società, azienda, società che include tutte le aziende, un po' un'associazione di categoria, mettiamola in questo modo, ma è la più riconosciuta a livello mondiale, e qui all'interno di questa society ci sono praticamente i più grandi esponenti degli effetti visivi mondiali. Decisero di fare questo enorme librone che spiegava qualsiasi tecnica di effetti visivi, qualsiasi tecnica, qualsiasi effetto, qualsiasi cosa. Ragazzi, qui dentro c'è la spiegazione tecnica, teorica e pratica di qualsiasi cosa. È una delle letture che più mi è piaciuta, tant'è che io l'ho comprato dopo averlo letto sull'ebook, come ho comprato prima l'ebook, l'ho letto, poi l'ho comprato in versione cartacea, mi è costato un fottio, e da allora lo tengo lì in bella vista, quando ogni tanto lo sfoglio, ma questo non si deve sciupare, perché per me è una bibbia, ecco, la bibbia degli effetti visivi. Ed ora veniamo ai libri fondamentali. Sono molti di meno, sono molto più piccoli, ma secondo me questi vanno letti da un montatore, da chi vuole fare questo mestiere. Prima di tutto, quando dobbiamo montare un corto, un video, dobbiamo creare una storia. E se parliamo di un film, partiamo dalla sceneggiatura. Noi dobbiamo sapere come viene scritta una sceneggiatura, su quali basi si poggia una sceneggiatura e come deve essere scritta, perché noi dobbiamo essere in grado di riportarla esattamente. E quindi qui ci sono due libri, mi dispiace non averne trovato un altro, ma ve lo elenco in descrizione se lo trovo su Amazon, che era molto molto bello, però non so che fine l'ho fatto fare. Allora, il primo è un libricino minuscolo che secondo me tutti dovrebbero leggere, perché costa niente, e si chiama Professione Sceneggiatore. All'interno di questo libricino parla di cosa significa
significa fare lo sceneggiatore e come si realizza una sceneggiatura. Parlando molto strettamente, libricino non sono neanche un centinaio di pagine, è interessantissimo, tascabilissimo, ragazzi, questo è super consigliato. Poi passiamo a un altro manualino di sceneggiatura, qui si entra un pochino di più nello specifico, non sono grandi libri di sceneggiatura di migliore sceneggiatore del mondo, questi sono libri che parlano di sceneggiatura per avere un'infarinatura generale ed è quello che basta per noi montatori, poi chi vuole approfondire ben venga. In questo libricino vengono affrontati temi, si passa dal come scrivere una commedia, come scrivere un action, come è formata la struttura narrativa di una sceneggiatura, il viaggio dell'eroe, i punti di non ritorno. Ci sono determinati punti all'interno di una sceneggiatura che il montatore deve conoscere perché deve andare a replicare esattamente, e non basta leggere la sceneggiatura per riuscire ad intuirli, bisogna conoscere come è formata una sceneggiatura e capire dove ci sono dei bachi all'interno della sceneggiatura, e il montatore deve essere bravo a risolverli, se risolvibili naturalmente. E quindi quest'altro libro di Francesco Spagnolo ve lo consiglio, anche questo se ne scende che è una bellezza, è molto veloce da leggere, costa pochissimo, ve lo consiglio. Ora passiamo alla regia. Come per la sceneggiatura, il montatore deve conoscere la regia. Non deve essere un regista, ma deve conoscere la regia, deve conoscere quelli che sono i movimenti di camera, gli attacchi, gli stacchi, la regola dei terzi, deve conoscere, insomma, tutto quello che riguarda la regia. Non deve essere per forza un regista, ma lo deve essere, deve capire. Quando guarda un'inquadratura e la unisce ad un'altra, deve sapere che cosa sta facendo, come sta narrando la storia. E io ho trovato questi due libri di Nuovo Audine Editore, che è un editore che fa praticamente solo libri che parlano del cinema, ma non solo sulla regia, anche sulla fotografia, sul montaggio, sceneggiatura, su qualsiasi cosa. E di questa catena e di questa collezione ho comprato l'ABC della regia volume 1 e volume 2. Questi libri qua, io ve li lascio in descrizione, sono davvero molto importanti perché parlano della regia, parlano di come si costruisce un dialogo a 2, a 3, a 4 con le inquadrature, i movimenti camera, li spiega tutti, vi dà un'infarinatura enorme e anche molto approfondita su quelli che sono tutti gli aspetti della costruzione narrativa. Attenzione, tutto quello che vi sto dicendo non è detto che dovete comprare per forza questi libri, ce ne sono tanti altri, quindi partite da questi, vedete i consigliati e andate a cercarne altri. Non ci capiterà solo di montare film o cortometraggi, ma anche documentari. Un po' di tempo fa andai, spulciai su Amazon e trovai questo librone molto interessante, perché parla di come realizzare un documentario. Naturalmente parla di aspetti che sono molto generici, molto semplici, di base per chi ha già fa questo mestiere, ma per chi non ha mai lavorato in questo settore, non ha mai fatto un documentario, lo vuole realizzare, questo libro vi spiega esattamente da dove si parte, dal tipo di idea, da come presentare l'idea ad un eventuale canale, da come provare a vendere il prodotto ad un canale, qual è il tipo di pubblico, ci vuole la voce narrante o non ci vuole la voce narrante, come si sceglie il titolo di un documentario, come devono essere i tempi narrativi e tutte le tipologie di documentari esistenti, e arriva fino a dire come si fanno i titoli di coda, come devono essere, la durata che devono avere, insomma è una piccola bibbietta interessante sui documentari. Certo non è la più specifica, ma è molto generica, ma è molto utile per chi non conosce assolutamente questo mondo, ed avere un'infarinatura anche di questo, dato che il documentario è uno dei prodotti che si realizzano tantissimo. Considerate che anche i corporate aziendali che tanti montatori realizzano sono documentari, quindi questo è interessante per riuscire a costruire bene i vostri video. E poi arrivo ai due libri che per me dovete comprare assolutamente. Parliamo ora del manuale del montaggio. Ok, questo è la Bibbia del montatore. Non posso farvene una sintesi perché è davvero il libro più completo che abbia letto sul montaggio. Questo manuale, infatti detto tale, per me è la Bibbia che ho portato sul comodino quando ho studiato tantissimo negli anni precedenti. Perché questo libro vi spiega esattamente tutte le tecniche di montaggio, come realizzarle, i casi in cui realizzarle, e non parliamo di tecnicismi, parliamo di tecniche narrative di montaggio, le tipologie di salti, di tagli, e ragazzi ce ne sono tantissimi, cosa che tantissimi montatori oggi fanno e non sanno neanche chi le ha inventate o come sono state inventate o su quale ragionamento si basano. Questo è il manuale del montaggio.
libro che io praticamente, è l'unico libro che ho insieme a qualche altro che consiglio in mezzo a questi qui, quindi ve lo metto come primo in elenco perché è fondamentale capire da dove si viene, capire quali sono le vere tecniche del montaggio, come si applicano e quando si applicano. Un libro di un regista che si chiama David Lynch, per chi non lo conosce andate subito a vedere chi è perché di sicuro lo conoscerete, che per me è uno dei più grandi registi che esistono al mondo, questo signore qui, che ha fatto anche Twin Peaks tra le altre cose, come attore addirittura e regista naturalmente. In questo libro lui racconta tutte le cose che gli sono capitate, racconta tantissimi aneddoti sul mondo dei suoi film, quindi tutto quello che girava intorno ai suoi film, e ci sono un paio di cose molto 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 interessanti. E ci sono un paio di frasi, io per esempio ho preso tantissimi appunti, ho segnato tantissime pagine, perché ci sono tantissimi concetti che io ho ritenuto molto intelligenti e saggi. Un libro che se ne scende velocemente non è complesso da leggere, non ci sono tecnicismi o virtuosismi, parla della sua vita e parla e racconta tantissimi aneddoti dietro alle sue produzioni. E voglio lasciarvi con una frase di David Lynch che dice: buona parte del lavoro di un regista si svolge usando il buon senso. Se resti sempre vigile e attivo nelle condizioni più difficili, ti renderai sempre conto di avere la soluzione sotto gli occhi. Insomma, siamo giunti alla fine di questo video. Se vi è piaciuto potete lasciarmi un mi piace, se avete delle domande o delle richieste potete scriverlo qui nei commenti. Certo, non vi dico di comprare tutti i libri, ma andate a assaggiare anche in libreria quelli che sono più adatti a voi. Insomma, cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.